Con lui era socio dell'APE, avevo la possibilità di avere corda, ramponi, chiodi della società, andavamo in giro a arrampicare cose. Se mi succedeva qualcosa a quei tempi, avevano ancora da trovarmi adesso, perché si andava proprio a nascondersi, perché uno non poteva andare a fare la cassina al video e tornare indietro. Infatti c'erano infinità di morti in montagna, appunto per questo motivo qui, che il tornare indietro, l'andare a fare una via che non eri preparato, dovevi andare su, se no era un disonore, era proprio il mio divertimento, era andare in vetta alle segone, appoggiarmi al parapetto del rifugio, vedere la gente che faceva fatica a salire dalla neve. Non pensavo che prima avevo fatto fatica io. No. Trovo uno che sale, che va alla Stopani. Lei era mica la cena dei coscritti ieri sera, sì? E va in montagna? Perché? Da dove vieni? Vengo da Resegone. Allora andiamo qualche volta assieme. Era Battista Corti. Il mio nome è Battista Lorenzo, lui è Battista Corti, in famiglia era chiamato Battistino. Fai la coppia Battisti e Battistone. Un giorno ero in Grigna, i resinelli che bazzicavo, c'è lì mio cugino il Cassin, si vede che era solo, non aveva nessuno di... Mi ha chiesto se andavo con lui a fare la traversata dei Magnaghi. Se andavo con lui, sapeva che andavo in montagna così, dell'andare a arrampicare dove andavo io, nascosto che non doveva vedermi nessuno, andare in dove si doveva andare a arrampicare, io per me... È stata una gioia immensa, una soddisfazione. Di lì subito la domenica dopo, con la corda dell'APE, ho portato il Battista e 7-8 altri ragazzini, lì ho fatto una cordata e su di questi Magnaghi, l'Albertini, la Lecco, e di lì ho cominciato a prendere la guida delle grigne, si studiava le vie, man mano che aumentavano di grado e si andava. Dopo che non vengano a dirmi nessuno che in montagna bisogna avere prudenza, bisogna avere... In montagna bisogna avere solo fortuna. Un'altra domenica ero in Grigna, la prima neve di autunno, scendiamo dalla Grigna del Federazione per andare a fare la traversata alta. Io e un certo Mauro, arriviamo giù, finite le roccette così, c'è la lingua di neve che va giù, stesso discorso di passo giù a salti, mi informo prima con lui se era in grado di fare sì, vai.
scendo, in quel momento sento un rumore strano, arriva a rotoloni ancora. Salto là, sono riuscito a prenderlo con una mano, la bretella del zaino, l'ho tirato sopra la mia gamba, con la gamba sinistra ho frenato e siamo fermati prima di arrivare giù in fondo. E gli dico, te, Crispi, hai visto? Mi apriva. Ero sicurissimo che mi fermavi. Io da quella volta lì ho cambiato, prima ero sempre stato un solitario, diciamo, non ho mai, da quella volta lì non ho più invitato uno a venire in montagna con me, piuttosto vado da solo. Un'altra volta mi è successo con Battista Corti, inverno, anche qui sarebbe un bel seller, cioè non so molto di come si dice, un libro di importante, perché è una storia di 3 giorni in montagna, ma frequentavamo l'osteria di Lugo Tizzoni su Arquate. Al sabato sera, verso le 11, gli dico, dobbiamo andare ai Resinelli. Ma non preso il padrone subito, d'inverno, mese di febbraio. Andate a casa a cambiarci, mezzanotte partì, zaino, siamo andati ai Resinelli, siamo andati su, c'era Walter Bonatti che gestiva il rifugio Grigna ai Resinelli. Noi siamo arrivati su alle 2 di notte, è stato lì un po' cacciarpale, la mattina eravamo in tre noi, io e Battista Corti e un certo Nava Narciso. Alla mattina partiamo per andare a fare la gelina invernale, siamo io e Battista, questo Nava non ci ha rinunciato. Noi passiamo su, arriviamo al caminetto, la Grigna d'inverno si presenta bella, poi come giri l'angolo, tac. Troviamo lì 6 persone, non so da dove, inclodate, che non andavano più né avanti né indietro, proprio inclodate. Noi, io e Battista, con la piccoccia abbiamo tirato fuori le corde fisse, messo questi in condizioni di tornare indietro, e poi proseguiamo. Io passo là, mi attacco alla scala del caminetto, viene dietro Battista, scivolato, in questo canalone, verso io, salendo avevo visto una lingua di neve che andava giù. Se questi qui che abbiamo tirato fuori non mi fermano, penso che arrivavo giù prima del Battista in fondo al canale. Quella, un momento, ragioniamo, ci avete aiutato noi, adesso andate nelle... Allora ho preso la corda legata al scalino della scala, sceso giù, discesa corda doppia e trovo il Battista che adagio risale. Tutto questo rumore era il zaino che picchiava sulle rocce, sul... Veniamo su, stiamo per arrivare alla scala, viene giù una slavina del canale dei piccioni, eravamo attaccati alla coda, che neve dappertutto. Detto questo, arriviamo ai Resinelli, troviamo, come si chiama, il Ferrari, quello dell'Igloria in Grigna. No, Ferrari. Ci ho visto Bruno Ferrari. Ci ho visto che eravamo un po'
sbatacchiati. Poi questo Battista gli è capitato da sputare sangue così, e Battista è abbiamo chiesto a lui se lo portava a casa. Io vado a cercare il Nava, l'ho trovato al rifugio della Sena, già un po', però come ha saputo l'avventura, gli è passata subito. Sediamo della Calonde e veniamo, prima di andare a casa, andiamo a vedere come sta questo Battista. Lui ci ha visto dalla finestra, è venuto incontro, fate finta di niente che non ho detto niente a mia mamma, però era lì vestito, tirato della festa, imprimava il primo vestito della sua vita. Ha fatto: è 3 anni che ti conosco, che andiamo in montagna, non ti ho mai visto vestito della festa, vai a casa e stasera andiamo a fare un giro. Ecco, alle 7 arriva il Battista a chiamarmi e fate: non possiamo andare giù a Lecco perché ne manca uno, il Resegone, c'è ancora in giro una compagnia, se arriva quella compagnia lì, che questo non c'è, e dobbiamo andare a cercarlo. Pio Aldeli, che era la guida, il nostro padre putativo anche in montagna, perché se noi siamo diventati ragni è perché lui... Perché noi eravamo già qua, ma i ragni non sapevamo neanche chi erano. Cioè, noi i ragni erano Giulio Bartesaghi, Nino Bartesaghi, tutta gente altolocata, per noi era un po' difficile. Alle 11 arriva questo Pio Aldeli a chiamarci e fa: ragazzi, bisogna andare. Ed era rimasto su il figlio del Palma, mi pare che si chiamava, il capo della Croce Rossa di Lecco. Torno lì alla sera, siamo partiti, abbiamo fatto tanti gruppi, io, Battista, Pio Aldeli, un certo Gambin del Sentiero della Corna, del Passo del Camello. Abbiamo attraversato tutta Erna, neve alta, e ci siamo trovati riuniti tutte le squadre di soccorso, il Vaitello lì sotto, come si chiama lì, Piano Fieno. Alla mattina siamo partiti, ci hanno dislocati, io e Battista siamo tornati in Erna, poi siamo andati all'imbocco del canale di Bobbio, poi del canale Comera, abbiamo attraversato tutti per vedere se c'era traccia di passaggio, era una neve, e siamo arrivati fino al canale che scende della Punta Colombo, che è subito dopo il Comera. Arrivati lì, insomma, eravamo sfiniti, siamo venuti giù alla Stoppani a prendere qualcosa. Cioè noi, come arriviamo giù alla Stoppani, c'era pieno di gente, tutti che dicevano la sua, il presidente del CAI, Grassi, l'ha detto tutto, essendo un figlio di una personalità del era lì. Sentiamo una voce che dice: è qui, l'ho trovato, venite su, portate su la barella. Io e il Battista tira su sta barella e andiamo su. Era a 5 metri da dove eravamo arrivati io e lui. Proprio giravamo la... Questo per dire, in 3 giorni, la scemata di Nai Resinelli di notte, la sera prima, autosoccorsi e poi soccorso. E questo era lo spirito con cui si andava in montagna, insomma, aiutare gli altri con la speranza che se capita qualcosa a te, qualcuno ti aiuti.
Io abitavo a Quate, alla Giacera, no, a Quate. Quelli di Acquate non andavano al San Martino, non andavano in Grigna, non andavano, c'era il caldone di attraversare. Cioè, non... Infatti voi prendete quelli di Castello, così Rancio, San Martino, ma a Stupani nessuno. Se noi vediamo le vie che ci sono su nella frazionata dell'Aragone, tutte fatte da quelli di Monza o quelli di Acquate. Quando io e Battista abbiamo cominciato ad andare in giro con questa guida, c'era lì il Pio Ildegni, il Baliciu, Rota Vittorio, così, che ci seguivano. Poi, in quei tempi, abbiamo cercato di fondare la strada storta, così ci eravamo... Ai Rani si vede che avevano bisogno, la scuola dei Rani stava diventando nazionale. Un giorno siamo andati a arrampicare su al Zucco Campelli, c'è una via dei Comici, e parallela alla via dei Comici c'è un'altra via. Allora io col Pio Ildegni facevamo l'altra via. Il Battista col Nava faceva la Comici. Perché ricordate, eravamo io e il Battista. Però quando succede, quando arrampichi a 5-6 metri di distanza uno dall'altro, anche se non vuoi, fai la corsa, o chi arriva su prima, anche non stai lì a guardare il momento, Pio Ildegni lì si mette. La guida alpina si mette 40 metri, neanche un chiodo, se venite giù cosa fate? E si vede che è andato giù a Lecco a dire, a raccontare questi fatti. Allora siamo stati tenuti d'occhio, però noi non siamo sempre andati per i fatti nostri. Quando ci hanno fatto del gruppo Ragni, siamo entrati a fare parte del gruppo Ragni, io, il Battista Corti, il Rusconi Carlo e il dottor Cocchi. Il dottor Cocchi era per prendere mano al gruppo, fare presidente. Penso che anche lì siamo stati gli ultimi dei moricani, cioè gli ultimi passati, entrati nel gruppo Ragni a una illimità. Cioè, tutti ci hanno accolto con favore, insomma, non abbiamo avuto nessun voto. Infatti l'anno dopo è entrato in piazza, aveva un voto contrario. Entrate a fare parte del gruppo Ragni la domenica dopo e lì incomincia il mio calvario alpinistico. Dovevamo dimostrare di essere capaci, inter nos, che eravamo all'altezza della situazione. Il Rusconi, sempre con questo Nava, che è dentro, è andato a fare la Cassin al Nebbio. Perché lui, facendo il tirabagia al Caleotto, non so se sapete cos'è il tirabagia, doveva prendere il ferro che veniva fuori rosso da un buco, girarlo e infilarlo dentro un altro buco, quello, facendo quel lavoro lì si era scottato tutto una mano ed era su una mano nella cassina.
E io e il battista siamo andati a fare la quarta ripetizione assoluta, se non la terza, della Ratti, della Ratti al Nibbio, non ci andava là nessuno. Il Carlo Mauro è venuto a saperlo, è venuto a vederci salire. È venuto in cima, ci ha fatto su le corde, ci ha, come si dice, portato giù i zaini, e da quella volta lì io ho sempre arrampicato con Mauro. Però non è che siamo stati bravi noi a fare la ripetizione di questa via. La domenica dopo l'hanno saputo Losio e il Ferranti, che noi avevamo fatto quella via lì, loro in una giornata l'hanno fatta due volte. Cioè l'attività di uno che faceva parte del gruppo Ragni, quando aveva fatto quattro vie impegnative fuori, non so, il Spigolo Nord del Badile, le Vinci, cioè aveva fatto tanto, perché il tempo di andare in giro non si andava ai Resinelli a piedi per risparmiare i soldi del pullman. C'era il tram che da San Giovanni andava a Malavedo, no? Con quei soldi lì avevamo un calle a sud della Corea. Sono cose che raccontarle non... cioè, non... Ferragosto ero qui. Con Luigino Eroldi, sapeva che c'era su il padre Gianola, su al Badile, la Gianetti, e lui gestiva i Centè, il gruppo. Mi ha chiesto se andavo con lui alla Gianetti. Andati su alla Gianetti, abbiamo trovato questi centè. Noi alla mattina, subito dopo il venerdì mattina, siamo andati a fare il vincito al Cendolo. Ma padre Augusto, lui voleva fare il Spigolo Nord del Badile. Io ho detto, no, io Spigolo Nord del Badile non ci vengo, perché ogni volta che sono venuto giù, è sempre successo qualcosa, sempre trovato cattivo tempo, sempre, infatti io la Nord-Est del Badile ci tenevo, non l'ho mai fatta perché proprio non ho mai trovato le condizioni, forse era il destino anche così, non vengo. E loro hanno insistito talmente tanto, di nuovo abbiamo fatto il Cengalo alla mattina. Stati in vetta del Vinci, siamo scesi alla Gianetti, lì mi hanno convinto, abbiamo preso su in cinque, io, Luigino, il padre Gianola e due dei... Ho fatto il passo di Bondo, siamo scesi alla Shore, siamo andati a dormire al Sassurà. Alla mattina il padre Gianola si alza su per andare fuori a dire le sue preghiere. Renzo, non c'è in giro una nube e piove. Giù a basso si vedeva le nubi che salivano e si vede che la tormenta portava sull'umidità. Poi in quei tempi non è che si poteva fare la dogana, bisognava avere documenti. Noi eravamo lì di sfroso senza... senza documenti, adesso dobbiamo ritornare alla Gianetti. Allora, il passo di Bondo, no, abbiamo visto che tribolata che abbiamo fatto. Poi c'è lì un altro passo, l'avevo fatto con Losio,
a ritornare indietro della Turbinasca, tutto pieno di ghiaccio, con ghiaia, mica ghiaia, la strada più corta per andare alla Gianetti è quella da fare Spigolo Nord, che ce la mandi buona. Infatti abbiamo preso 3 temporali arrivare all'attacco del Spigolo. Poi abbiamo fatto tutto lo Spigolo bene fino a pochi metri dalla cima. Pochi metri dalla cima siamo proprio trovati in mezzo alla fabbrica dei fulmini, corrente dappertutto. Io mi ricordo che avevo su i calzoni alla Zoava e avevano i 4 passanti in ferro che si passava il cordone per stringerli. Avevo le 4 piaghe sulla gamba che avevano, che quel ferro lì aveva tirato. Scendiamo giù, passa il temporale, se scendiamo giù alla Gianetti e raccontiamo la storia al Fiorelli, il Giulio, ma fa, oh, che è una bellissima giornata. Se vedeva i Nigul che veniva su, ma chi era il venti che sbatteva giù dell'amo. Il giorno dopo, non contenti, siamo andati a fare una delle prime ripetizioni delle vie, della via del Bigio con Giulio Fiorelli, alla punta Torelli si chiama. Ecco. E poi siamo venuti a casa. Pio era guida alpina, lui veniva al bar e ci... veniva al bar, sentiva l'aria che tirava e poi decideva dove portare le sue clienti o no. Aveva 2 ragazzotte della Bergamasca che erano la fine del mondo proprio. Ha saputo che io e Battista, no, Battista o Giulio Tavolo, non ricordo, cioè, io andavo a fare la ricerca al sigaro e lui fa, allora mi porti quelle ragazze là, gli faccio fare il sigaro, il Spigolo d'Oro, così in alto se sono in difficoltà e poi nella discesa stiamo io che gli diamo una mano, no? E infatti è successo così. Quando è arrivato su all'ultima paretina, sta ragazza non andava, cioè non ce la faceva, e sono arrivato dietro io e l'ho aiutata a salire, però l'ho aiutata, non so, questa ragazza, Renzo, che persona, che alpinista, che questa ragazza mi ha sposato, mi ha dato 2 figli. Difatti Luigi Castagna aveva iniziato una via ai denti della Vecchia, lui e il Giovanni Ratti. E un bel momento sono tornati indietro per mancanza di materiale, non avevano più materiale di... Poi sono andata su per finire questa via una cordata di Lugano, detti della Vecchia sono lì sopra Lugano. Questi non sono riusciti neanche a arrivare dove è arrivato il Castagna. E questo Augusto ci diceva che c'era là questa via. Allora siamo andati là, ho fatto una...
L'Augusto era invitato del CAI di Lugano a questo rifugio, si vede che cercavano di reclamizzare un po' la zona e ci avevano invitato a una cena. Noi siamo andati là per fare la cena, però con intenzioni bellicose. Allora, io Pio, non mi ricordo più se c'era anche Giulio Tavola, volevo chiederci, ma non ho in mente. Perché noi non facevamo foto, perché non avevamo i soldi da comprare la macchina fotografica. La cena, dopo la mattina presto, siamo andati ognuno, e mi ricordo c'era l'Angelo Longoni e il Lupetto, andavano a fare una delle prime ripetizioni, c'era la Navia dei Comici. Quando il Comici è venuto qui a replicare in Grigna, che ha fatto la via, è andato anche là, si vede che tutti i gruppi montuosi li girava per... Poi c'era anche il Baliccio così, Giancarlo Riva, Paetta, come autista loro due, non so cosa hanno fatto. Io sono andato lì a fare questa via del Castagna, un bel momento, finiva in un dietro l'uscita, ma anch'io sono rimasto senza materiale, ho visto nel dietro un bel paracarro, ho detto se arrivo a salire sopra quel paracarro lì sono fuori dalle difficoltà. Difatti arrivo, tocco il paracarro di sotto, ma è girato, volato giù, però mi ha fatto il posto da mettere i piedi. E poi la via strapiombava per così e per così, in modo che anche quello che era di dietro non succedeva. Poi comincia temporale, e gli altri, quelli della Comici, era già in cima, gli altri sono venuti giù in cima, ma diluviava e già ti buttiamo giù la corda. E no, cioè, se ero qui solo dovevo raggiarmi, poi vengo su un'altra domenica a rifare la via perché voi mi avete buttato giù la corda. No? Insomma, saliamo in cima, abbiamo fatto sta via, finito. Io ho fatto una via nuova, non so se voi nel primo pezzo della ferrata del Sgamma 1, sì, di Erna, della Punta Centa. La Punta Centa è il nome di mia moglie, perché eravamo su, io, Giulio Tavola e il Pioppio, abbiamo fatto una via nuova sulla parete e quando siamo arrivati in cima abbiamo visto che era un spuntone staccato e allora abbiamo detto la via è strada storta, la cima, quando andiamo giù la prima ragazza che troviamo chiediamo come si chiama, difatti questa ragazza ho voluto che fosse sta ragazza, l'abbiamo chiamata Punta Centa. Il tono Cassin, io ritengo, anche lui ritiene che io sono il suo maestro, fino a quando un giorno sulla Cassin al Nibbio, giornata no, non riuscivo a fare un passaggio, lui mi fa, c'è Renzo che provo io, lui è andato su, è volato su, ho detto, Tono,
Io adesso per te sono una palla al piede, vai e infatti è diventato un tono casing e è ancora in giro adesso in auge. L'organismo giovanile a Lecco è nato dall'oratorio di Lecco che c'era giù, come si chiama, Tagliabue. Se lui gli piaceva andare in montagna, di conseguenza portava in montagna i ragazzi. Tagliabue. Sì, ma Giuseppe Tagliabue. Portava i ragazzi e ha chiesto la collaborazione del gruppo Ragni. Poi a quel tempo lì c'era il CAI l'aveva preso in mano il dottor Maroni, il soccorso alpino l'aveva preso in mano il Battista, il gruppo Ragni l'aveva preso in mano il Piazza. E io ero all'alpinismo giovanile, però io ero socio della Strada Storta, infatti non del CAI Strada Storta, e io non potevo essere consigliere del CAI Lecco perché non ero neanche socio del CAI Lecco, difatti dopo mi hanno spostato di ufficio. Questo Tagliabue portava in giro sti ragazzi e ha chiesto la collaborazione del gruppo Ragni. Dopo ha cominciato l'Aurora San Francesco a fare la stessa cosa e anche loro avevano bisogno di aiuto e lì di conseguenza poi hanno deciso di formare il gruppo